Alleluia. 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 Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena contemplato domenica scorsa il Vangelo del posseduto che viene liberato da Gesù nella sinagoga. Oggi, all'indomani, nuovamente la liturgia della parola ci presenta un esorcismo di Gesù. Un dato molto significativo sul quale il Magistero della Chiesa e la scelta dei testi liturgici in questi giorni sta insistendo per attirare la nostra attenzione sulla realtà del maligno, che non è soltanto un'idea evanescente, il male come privazione di beni, filosoficamente parlando, ma il maligno, che alle volte viene tradotto riduttivamente nella lingua italiana, in alcune traduzioni con il male, è lo spirito del male, il maligno, l'angelo decaduto, il demonio, il diavolo, un essere personale, dotato di intelligenza e di volontà. Non è una semplice idea, né qualcosa di sulfureo come appare nell'iconografia o nell'immaginario collettivo e leggendario, no. E il demone naturalmente ha la sua azione, può avere anche un'impresa sui corpi, anche se, come dicevo ieri, a più riprese, questo succede solo in casi straordinari, nella misura in cui l'uomo gli apre porte e finestre della sua vita e della sua anima, condizione per permettere anche l'impresa sul corpo da parte del demonio, perché sull'anima è impossibile, salvo quelli che peccando e peccando mortalmente spalancano porte e finestre al demonio. Ma qual è il concetto e l'idea importante, tradotta poi in termini dottrinali, che dobbiamo recuperare da questa splendida pagina del Vangelo, per quanto drammatica, ma splendida per la luce di splendore che ci offre? Che Dio è più forte del male, che il demonio non ha l'ultima parola e che la condizione del demonio all'inferno è qualcosa di terribile che ci deve far operare, agire, pensare e parlare in funzione del paradiso come condizione eterna e definitiva contrapposta all'inferno. Per i demoni stessi l'inferno è qualcosa di terribile, qualcosa che li tormenta. Ecco perché preferiscono entrare nei corpi di porci che poi si precipitano nel mare. Una mandria di animali che, attenzione, per gli ebrei erano considerati impuri, come impuri erano questi spiriti del mare. Infatti, in alcune culture non si mangia la carne di maiale, gli ebrei, anche i musulmani, sapete, non mangiano la carne di maiale, proprio perché considerano questo maiale impuro e quindi non idoneo all'alimentazione umana. I gerasemi però che cosa fanno? Anziché essere contenti e soddisfatti per il fatto che un loro conterraneo che era malato e rantolava con la schiuma in bocca viene separato da una legione di demoni, scongiurano Gesù di andare via dalla loro regione. Che cosa vuole significare questo atteggiamento? Che poi ha un fondamento storico, reale o almeno verosimile, che gli abitanti di quella regione abbiano detto a Gesù di andare via. Vuole indicare non tanto la paura per i poteri straordinari di Gesù, uno che libera gli ossessi, invece deve essere qualcuno che dà qualche rassicurazione al popolo, dà qualche sicurezza, qualche forma di protezione a coloro che forse erano anche abbastanza familiari, avvezzi a stregonerie e a diavolerie varie e fini. Ma pensano ai porci, ai maiali che hanno perso, di cui i geraseni, evidentemente non essendo ebrei, si nutrivano. E come? D'altra parte non si spiega come avessero una mandria di 2000 porci, delle persone dedite all'allevamento, se poi non li mangiava, non era certo per far piacere ai porcellini o per dilettarsi di portare dei maiali al pascolo. Evidentemente i geraseni si nutrivano di questi animali, così come ci nutriamo anche noi tra prosciutti, salsicce
e quant'altro. E quindi sono preoccupati per questa perdita commerciale, tra virgolette, che fa somigliare all'uomo, l'uomo in questo caso ai maiali, la voracità, essere onnivori, essere consumatori e consumisti allo stesso tempo di cose materiali, sostituendo a Dio il proprio ventre, evidentemente da riempire, piuttosto che riempire l'anima di Dio. E Gesù naturalmente andrà via, lasciando anche un'altra lezione molto bella di gratuità, pensate un po' e concludo. Domani noi celebreremo la giornata della vita consacrata, come ogni 2 febbraio, la Candelora, la presentazione al Tempio di Gesù. E benché avesse liberato quel giovane, quella persona, dalla possessione diabolica di una legione di demoni, e quell'uomo preso dall'entusiasmo, dalla riconoscenza e dal riconoscimento dell'onnipotenza di Cristo, vuole seguirlo, Gesù dice no, non mi devi seguire. Va a casa tua e annuncia in mezzo ai tuoi le cose belle, le meraviglie che hai visto. Perché Gesù, anche nel bene, ci lascia sempre liberi. Non è che Gesù ci fa il bene perché noi dobbiamo stare al suo guinzaglio, no. Ma allora se è così, perché tante volte noi uomini vogliamo mettere gli altri in una situazione di obbligo nei nostri confronti? Ah, io ti ho aiutato per quella cosa lì, quindi perché non mi hai salutato, perché non sei venuto a trovarmi, perché non mi hai fatto questo favore? Alle volte ci arrabbiamo, ci sentiamo frustrati anche per questo. Ci sono persone addirittura che arrivano alla depressione. No, la gratuità di Dio, anche nelle cose più grandi, eclatanti. Un giovane viene liberato da 2000 demoni, lo vuole seguire per dire grazie Gesù. Nostro Signore dice, no, cavolo, perché mi devi, cioè non è che ti ho liberato perché mi devi seguire, devi essere mio discepolo, ti devi mettere al mio servizio, ma testimone agli altri. Cioè, fai conoscere anche agli altri la mia bontà, la mia gratuità, il mio amore gratuito, e questo è bellissimo, ci fa capire la grandezza di Gesù, che noi come cristiani, suoi discepoli e imitatori, nutrendoci dell'Eucaristia, ascoltando la parola, dobbiamo cercare, ecco, di imitarlo e mettere in pratica, amare gratuitamente, mai metterci nella condizione di credito, cioè come creditori da un punto di vista commerciale, attenzione, che dobbiamo essere credibili, ma mai creditori, ecco, nei confronti degli altri, come gli altri fossero i nostri debitori di qualcosa, no? Perché lì non ci sarebbe più l'amore, e Gesù Cristo oggi ce lo insegna.